età iniziali. Per quanto io mi sono sempre ritenuta fortunata, sì, e devo dire capisco. che ho preso la mia carriera sì con allegria, con molta determinazione, con molta voglia di far sempre meglio, però sono anche stata fortunata. Perché ho incontrato, come sempre, in una carriera, se tu incontri la persona giusta al momento giusto, questo è anche. Sì, sì. Però io penso che dipende molto dalla persona, perché siamo noi in fondo che vogliamo qualche cosa, è la nostra positività nel determinare un certo incontro, ma non per predisporlo, proprio perché la nostra positività di artista che fa succedere qualche cosa. Per cui insieme a qualche difficoltà devo dire che la mia carriera è stata quasi sempre molto allegra. Allegra e serena, ecco, molto, soprattutto sì. Serena. Ecco. Devo dire che l'inizio, trovandomi sulla scena a 19 anni, quindi proprio ragazzina molto inesperta. Sì, studiavo musica, studiavo pianoforte, però il maestro mi ha presentato la Traviata e mi dice: sai, io ti voglio preparare per l'audizione all'Asrico. Anzi, devo dire che precedentemente all'audizione con Traviata avevo fatto un'audizione sempre per l'Asrico a 18 anni, perciò l'anno prima. E il maestro, perché ero così giovane, mi fece studiare l'amico Fritz, Son pochi fiori, aria abbastanza semplice, per cui una voce giovane poteva, non sono molto d'accordo su questo, ma comunque il maestro pensava che questo poteva essere una buona aria per un'audizione. Io ho lasciato tutti completamente indifferenti e mi hanno detto: grazie signorina. L'anno dopo il maestro mi fa: ti sentiresti di studiare Traviata? Perché hai un temperamento, hai agilità, adesso sei abbastanza pronta. E dico: perché no? Sì, sì, anzi, per favore, perché mi è sembrato che ho lasciato tanta indifferenza cantando un'aria così piccola. E io mi sono presentata con questa Traviata, questo pezzo così difficile. Ricordo che c'era Eugenio Gara in commissione. Eugenio Gara, da persona così, io l'ho adorato veramente. Sì, è stato un grande uomo. Veramente. Lei poi l'avrà conosciuto sì. Proprio anche meglio di me, certo. Diciamo. Quindi lui mi ha detto: ma cosa canti della Traviata? Dico: maestro, io canto estrano. Dice: estrano, ma davvero canti estrano? Ho detto sì. Comunque io mi sono inserito, ho cantato, ho finito il pezzo, mi hanno detto: ma potresti ricantare Sempre libera? Sì, sì, subito. Io ho cantato Sempre libera. L'ho ricantata e allora mi hanno detto: va bene, ciao. E io sono partita con il rotolino. Ricordo che avevo anche un paio di pantaloni, non avevo nemmeno un vestitino carino. E sono stata richiamata subito dopo. Mi hanno detto: abbiamo pensato che metteremo in scena Traviata per te. Tutto va bene. Pronta. Era una cosa naturale. Per me era una cosa naturale, perché avevo 19 anni, perché non pensavo. Certo. Per questa ragione lei, io le do un bacio quando lei ha detto prima, nella presentazione, che la Traviata si canta soltanto se si hanno le qualità per cantare, certo. E prima è meglio è. Certo. Io veramente mi stupisco quando arrivano questi giovani soprani che dicono: la Traviata, ah, no. No, no, bisogna aspettare. Perché la Traviata, il mio maestro dice che devo aspettare. Bene. La Traviata, ci vuole solo la voce, adatta, sì, per capire, sì, il personaggio e per cantarlo. Certo, certamente. Ma il suo maestro non era Ghirardini, il baritono, sì, Ghirardini, sì, che fu il mio primo missionè. Sul serio, è, sì, vero, lui mi parlava è sempre. È stato il mio primo missionè e ricordo anche che mi ha dato tanti bei consigli e, sì, lo ricordo sempre con affetto. E io avevo studiato, è stato proprio il mio primo maestro lui, perché, sì, io sono venuta a Milano molto presto, avevo 14 anni e ricordo una scena incredibile, perché nella mia famiglia siamo sempre stati tutti molto uniti.
non solo papà, mamma, sorella, ma zio, zia, nonna, cugini. Mia mamma aveva 6 sorelle, tutte 6. Quindi partiva la Renata a fare l'audizione, dovevano andare tutte le sorelle. Tutta la famiglia. Un po' tanti. Sì, comunque abbiamo cercato questo, mia mamma ha cercato questo maestro Gherardini e partiamo per Milano per l'audizione. Solamente che mia mamma aveva la sorella più giovane, molto bella, aveva forse sui 30 anni, forse nemmeno, 28 allora. E arriviamo tutti in questa stanza, il maestro dice: un momento, chi è che deve cantare? Signorina, lei si accomodi. E facendo alla zia. Sì. La zia dice: no, non sono io, è mia nipote. E fanno tutti il giro, arrivano a me. Io naturalmente, avendo 14 anni, piuttosto rotondetta, perché poi lei mi ha visto dopo la dieta. Certo. Ma allora, 14 anni, ero piuttosto rotondetta. Per cui ho detto: cosa? Io devo ascoltare questa. Mi disse: piace, io non ho tempo. E allora la maestra di pianoforte, si chiamava Barba Gelata, genovese, bravissima maestra di pianoforte. Comunque lei dice: no, no, maestro, noi siamo venuti a Milano e lei adesso l'ascolta. E il maestro Gherardini si è messo così, sul pianoforte, proprio appoggiato, dice: va bene, vai. E io canto Stride la vampa. Ah, addirittura? Sì, Stride la vampa, perché mi piaceva, anche ero stata consigliata che forse avrei avuto una voce di mezzo soprano. E quindi io a 14 anni avevo imparato Stride la vampa a orecchio, abbastanza a orecchio, perché studiavo da poco la musica, e l'Ave Maria di Schubert. Però Stride la vampa mi diceva perché aveva temperamento, quindi io devo dimostrare che ho temperamento. E quindi cantavi Stride la vampa. Il maestro, che era appoggiato sul pianoforte, a un certo momento si è alzato e mi ha guardato. E dopo un po' ha detto: quanti anni ha questa ragazzina? È mia zia, mia madre, mia nonna, mia cugina, tutta la famiglia. famiglia. 14. Ho capito, va bene, vai a riposarti, vai a giocare, vai a studiare. Quando avrai 16 anni tornerai, e così. Ah, ecco, Tornai a 16 anni, però sempre con Ghirardini. Ecco, E con sì, è lui stato un solamente ottimo 2 anni. insegnante, ottimo, Sì, veramente. era molto bravo. Devo dire che però non è stato il mio maestro. Io più tardi ho trovato la strada giusta, non con Ghirardini. Forse ha dato le basi Sì. tecniche, Sì, Ghirardini, no? aveva dato, non so se aveva dato le basi tecniche, aveva trovato un elemento, aveva trovato un talento e aveva capito che questo talento andava messo in scena, cioè tenerlo in studio non significava niente. Io ero come un cavallino che aveva bisogno di correre. E quindi bisognava lasciarlo andare. E quindi penso che lui aveva questo grande talento di capire, oltre che di insegnare una certa tecnica, però io dopo ho capito che per me la tecnica giusta era quella che ho avuto più tardi dalla Leopard. Ah, la Leopard. Lei ha conosciuto Mercedes Leopard? No, io la ricordo in una recita di Falstaff, ma ho Sì. quei ricordi vaghi, ricordo queste figure che si muovevano in palcoscenico così, e l'ho sentita solo in quell'occasione. Ecco, ma personalmente non l'ho conosciuta, Era una però donna so che era straordinaria, era una bravissima. donna Quanti straordinaria, hanno sì. E studiato con lei, lei era famosa un poco alla sua epoca, penso intorno agli anni 30 forse, perché cantava molto Marshaline di Rosenkavalier. E ricordo che lei mi faceva, anche questo è strano poi, perché io poi nella mia carriera ultimamente ho cantato Marshaline, quindi si ricollega un po' alla mia maestra, è strano queste cose che succedono nella vita. Comunque, lei mi faceva sempre fo vedere fotografie della sua Marshaline, che cantava spesso, e Toscanini l'amava molto. Questo lei teneva sempre sul pianoforte, ricordo, 2 fotografie, ed era sciocco pensare a queste 2 fotografie, perché teneva la fotografia di Toscanini, che lei adorava, e la fotografia di un asino Di un asino? che ragliava.
Oh, bella. Perché quest'asino che ragliava, questa era la sua tecnica, perché l'asino che ragliava mostrava i denti. Ragliava così. In questa maniera, per cui lei ha detto, ecco, quando cantate dovete farmi vedere i denti, perché cantare basso sì. Per lei non significava certo. Una buona tecnica. No, le tecniche sono varie. Certo. È vero. Beh, quindi, Dio mio, dovrebbe essere una sola. Una sola. Saper respirare, sostenere e si sa cantare. Lei sa benissimo che purtroppo... No, questo avviene poche volte ormai. Io penso sempre che quando si canta con un viso sorriso, naturale, certo. Col sorriso... E proprio col divertimento, certo. Di conseguenza, ecco, in una respirazione giusta, di conseguenza, penso che la voce va nel posto giusto. Posto giusto, sì, 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 questo senz'altro. Quindi, praticamente per me la Lioppart, devo dire, è stata la maestra, la maestra di canto, perché io poi ho avuto la grande fortuna, e come dico, sempre ho avuto la fortuna di sposare un musicista e io ho conosciuto mio marito alla Scala, certo. Violinista della Scala, interessatissimo anche a una certa maniera di cantare, cioè cantare con gusto, cantare come uno strumento per dire qualche cosa. E lui da violinista mi diceva, sai, i cantanti pensano sempre e solamente a se stessi e cantano pensando alla voce. Invece è bello se si riesce a cantare cercando di dare delle emozioni come facciamo noi strumentisti, sì, certo. Solo che noi abbiamo un mezzo meccanico, invece voi lo fate certo. Con uno strumento questo umano. È vero. Il recitar cantando sarebbe ecco, poi. Esatto. Famoso si ritorna recitar cantando, sì. A quando è nata sì, l'opera. Certo, certo, certamente. È bellissima sì, questa. Sì. E quindi, per esempio, io amavo molto lei, anche se purtroppo non ho visto tantissime cose sue in scena, però era proprio questo, entrare nel personaggio con naturalezza. La cosa più bella che ricordo di lei, e mi ricordo in Traviata proprio, perché Traviata è l'opera che io ho seguito, moltissimo nella mia carriera, fino ad arrivare a farne la regia, perché quest'anno io ho debuttato come regista. E mi ricordo che quello che mi piaceva di Magda Olivero era il entrare nel personaggio come attrice, non, e questo lo dico sempre a me stessa e lo dico ai giovani e l'ho imparato, non per dire io sono il personaggio, ma io sono il personaggio che vi rappresento. Eh sì, certo. E questa è la verità scenica. Certo. Un po' quella che dice Adriana Lecouvreur. Nel Lumilancella del genio creatore, stavo certo. Per dirlo, ecco, che in fondo che si è la lezione di questi grandi geni e perciò captare quella che è l'essenza del personaggio. Sicuro. Dar vita con tanto amore. Con... Sì, dar vita a un personaggio per... portarlo, perché chiaramente se ci si cala dentro un personaggio al punto di soffrirlo, noi interpreti non possiamo controllare lo strumento vocale, perché o si piange o si grida o si va fuori, ma quello non arriva al pubblico, non arriva, no. Questo assolutamente no, questo, vero? Questo quindi è questa giusto. È stata una delle cose che io ho ammirato di più in Magda Olivero e mi ricordo appunto questa sua Traviata, io bevevo con i miei occhi ogni movimento, ricordo che lei aveva uno scialle, era vestita di bianco primo atto, sì, ricordo soprattutto sì, primo atto, e lei aveva uno scialletto che di pizzo bianco, sì, bianco sì. Che lo aveva sulle spalle e giocava con questo scialle proprio alla maniera che è rimasto talmente... tanto tempo con me che l'ho voluto riproporre anche facendo la mia regia, cioè nella leggerezza dell'incontro per esempio con Alfredo al primo atto, quando lei forse sente già che c'è qualche cosa nell'aria, anche se poi non vuole credere.